Presidente Marsiglio, non è la prima volta che segue la Micacci, è vicino alla Micacci, Regione Abruzzo, insomma, sono ormai diversi anni che affianca questa squadra, questa società storica nel panorama del basket in carrozzina. E io ringrazio la Micacci perché nata e cresciuta e continuando giustamente ad essere radicatissima qui nella città di Giulianova, ha scelto a un certo punto di chiamarsi Micacci Abruzzo, di sentirsi non più una parte ma tutta la regione, e l'intero nome dell'Abruzzo grazie alla Micacci vola in Italia e in Europa, perché è una squadra di altissimo livello che compete ai massimi vertici sia del campionato nazionale ed europeo. Per noi è appunto un orgoglio, ringrazio anche la città di Giulianova che ha dato il via libera a questa decisione della società di assumere il nome dell'intero Abruzzo e non solo della città che la ospita, da cui è nata, perché è un segnale molto importante, come fondamentale è anche il messaggio che continua a dare questo sodalizio, coinvolgendo, facendo sport per i diversamente abili, coinvolgendo persone che rischiano di restare ai margini della società o che vengono, la disabilità viene spesso pensata come un elemento che fa restare potrebbe far restare ai margini della società, dimostrano che invece si possono superare le disabilità, si può convivere con la disabilità e si può diventare anche atleti, uomini, donne di primo livello, di primo piano, con grandi soddisfazioni. È un messaggio sociale, culturale molto molto importante, la presenza di tanti bambini all'apertura dimostra questo spirito, questa vocazione anche pedagogica che ha questa società, non fa soltanto sport, non fa soltanto socialità, mette insieme l'uno e l'altro e lo fa nella maniera migliore possibile. In bocca al lupo per il campionato e sappiamo che anche quest'anno saprete coprirvi di gloria.